No, 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 mi sto scagazzando livello 100. Tenti, ti prego! Tenti, ti... guardatelo lì! No, 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 ok, ok! Me ne vado, corro, me ne vado! Lascio via questo posto! Me ne... Ciao ragazzi, mi chiami e benvenuti su Poison Veleno, una nuova mappa di Minecraft che sembra super bella. Tra l'altro, appena ho avviato la mappa, in omaggio mi hanno dato, guardate un po' qui, la mascherina. Pure nelle mappe di Minecraft dobbiamo metterci la mascherina. Why? Va bene, la mappa sembra fatta benissimo, quindi non mi dilungo in altro. Partiamo. Are you ready? Sì, redissimo, levissimo, purissimo. Uomo patata presenta. Si chiama così. I'm a potato. Veleno. Veleno che scorre nella vena. Capitolo 1. La foresta. Mamma mia. Lo scagazzometro. Lo scagazzometro è a quel livello. Ho un libro in mano. Le piccole cose rendono felici i piccoli villaggi. Questa è la ragione per cui tante persone stanno parlando dei corpi che sono stati ritrovati fatti a brandelli nel fiume, buttati lì, con tanti pezzettini. Ok, non so, andiamo intanto avanti, che mi sto scagazzando. Oh, c'è una casa. È lui? Missing! Come Hello Neighbor, hanno rapito i bimbi! Hanno rapito il piccolo villager! In verità si dice che sia veramente strano questo villager. Si crede che sia un ottimo cacciatore e anche un ottimo addestratore. Alcuni dicono che è anche un necromante molto spaventoso. Questo villaggero vive in una casa molto antica, molto lontana. Non starà parlando di... questa? Tutti quelli che sono entrati in questa casa non sono tornati indietro! Se ti perdi nella foresta, stai lontano dall'uomo con il sorriso. Potrebbe interessarsi a te! No, brandelli, 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 brandelli di carne e ossa. Oh no, oh no. No! Ragazzi, ragazzi, è lì. Signor villager? È una testa, è una testa mozzata. Ma ero Brian Key. No, 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 mi sto scagazzando livello 100. L'hai impiccato per i piedi. Cos'è sta mappa? Cos'è sta mappa? Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Guarda quanti cadaveri. Devo scappare, devo scappare, devo scappare. Devo scappare. Carne, cibo, villagers. Non, no, no, secondo me è andato nella foresta, secondo me è entrato nella caverna. No, questa mappa non l'avrei dovuta scaricare, ragazzi, non l'avrei dovuta scaricare. Questo villager è pazzurdo. Forse vive in questa villa? Forse vive qua dentro come i Baker su Resident Evil 7? Ah, voi aspettatemi qui e fate i buoni. Ok, devo trovare una porta per la chiave. Volendo possiamo anche nasconderci se lo vediamo. Proprio come su Outlast, mi nascondo nel cessone e mollo una scureggia. No, forse è meglio di no, se no mi sente. Cosa volete che sia? Oh! Ho trovato un Shrek easter egg! Devo finire la mappa per andare qui. Ma esatto, questa è la casa di Shrek! Ok, quando finirò la mappa andrò in questo punto. Rimanete fino alla fine per vedere cosa c'è qui dentro. Vuoi vedere che la chiave è qui? Bottone! Perfetto! Ma sì, ma vieni, ma let's go! Ho trovato anche un orsetto oltre alla chiave. Apriamo! Baraboom, barababam! Ok, entriamo. Vediamo un po' che c'è. Oh oh! C'è qualcuno in quella casa! Non fa rumore? Oh oh! Oh oh, è proprio là sopra! Ma aspetta! Aspetta, signora casa Baker! Come faccio a non far rumore? Mi sa che non ho altra scelta che suonare il campanello. Scusa. No, 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 no. È l'uomo con il sorriso. È l'uomo con il sorriso. Corri, corri, corri. Devo correre. Aspetta, ma perché devo correre? Vuoi vedere che sta per scendere? Non mi dire che sta scendendo. Non mi dire che... No, no. Teddy, ti prego.
Contenditi. Ah, guardatelo lì. No, 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 no. Ok, ok. Me ne vado, me ne vado. Corro, me ne vado. Lascio via questo posto. Me ne... Ah, no, no, no. Ti prego, pietà, pietà. Mi ha chiuso le... Non posso credere, non posso credere. Questo sono io adesso, mi ha mangiato tutto. Ah no, aspetta, ci sono, ci sono. Ci sono, ci sono. No dai, capitolo 2. La casa. Mi ha chiuso in una gabbia. Fettuccino appannato che non sei altro, infame. Aspetta, forse posso romperla. Posso allentare le corde. Posso allentare le corde, wait. Ok, ok, lo sapevo che le tue corde erano marce come te. Vieni a comprare le robe dall'IKEA. Mi dispiace. Ok, cos'è sta roba? Leva della camera torture aperta. Progressi aggressivi. Benissimo. Voleva mangiarmi, ma non ci è riuscito. Vediamo qua che c'è. Diario. Caro lettore sconosciuto, il mio nome è Victor e sono stato tenuto in ostaggio da Bibal Behemoth, così si chiama, da 20 anni ormai. Però nel corso del tempo ho capito come scappare di qui e ti posso assicurare che si può fare in meno di un giorno. Tutto ciò di cui hai bisogno è concentrazione e pazienza. Oh, Bibal, a Bibal piace cacciare ed è imprevedibile quanto intelligente, ad essere onesti. I modi per scappare sono qui di seguito elencati. La stanza della bollitura è l'unica via d'uscita. Sotto di essa si trovano le fogne e lì devi causare un'esplosione con del gas. Ma per farlo è necessario aprire 6 valvole prima di premere la leva principale nella stanza del bollimento. Una leva si trova nella camera torture, un'altra nel salotto, la terza nel laboratorio, la quarta nella sala motori in un punto un po' nascosto. La quinta nel giardino. Stai attento però ai suoi cagnolini. E la sesta nell'attico, nascosta da qualche parte in qualche barile. Ok, va bene. Ci provo ragazzi, ci provo. Ok, questa è la sala principale. Questa è la camera torture, credo. E c'è pure una telecamera. Ciao, come stai signore? Non mangiarmi l'anima, ti prego. Scusami Teddy, devo mandare prima te. Mettiamo il Teddy nella sedia tortura e vediamo che succede. Oh cavolo, ti fa bene, ti fa male? Ah, fa male, è una camera tortura questa. Ok, ok, non va bene. Guarda qua, penso sia vino questo. Ho trovato anche un arco e del vino. Benissimo, con delle frecce, perfetto. Ehi là, salve. Lei mi vede? Signorino, mi guardi? Ehi, lei è tanto grande quanto stupido, cavolo! Ok, ok, è una cosa molto buona che lei sia lì dentro. Io approvo che lei stia in gabbia. Invece non approvo che voi venite fuori, mi serve una mano. Voi dovete farmi da distrazione, fuori da queste gabbie, tutti fuori. Bene, mamma mia. Guardate, questi qua pisciavano qui dentro, questo è pipì di villager. Ok, devo sbrigarmi. Piano di sopra chiuso. Mi sa che devo andare al piano di sotto. Allora, stiamo molto attenti. Stiamo molto attenti. Ok. Ok, va tutto bene, va tutto bene. Altre telecamere. E c'è un piccolo aerobrino. Che carino. Oh. No. Mi ha visto? Non credo. Ok, piano. Se mi ha visto è un problema. Dove è andato? Dove stracaspita è andato? Non lo so, però qua c'è un'altra leva. La valvola della sala da pranzo è stata aperta. Perfetto. Oh, stiamo andando stra bene. Presto potremo uscire da questa villa e liberare tutti. Ok, dobbiamo fare in fretta prima che quel tizio mi trovi. No, è sceso. Mi sta seguendo. Eccola qui, questa è la sala caldaie. La sala caldaie. Ma non posso aprirla, devo prima prendere tutte le valvole. Il sangue è sempre un ottimo indizio da seguire. Ti porta nei luoghi giusti. Oh, mi piace andare in questo posto. Ok, qua dovrebbe esserci la sala motori. Il libro parlava di questo posto. Ok, andiamo qui sopra e vediamo un po'. Perfetto! Ho trovato le porte per il giardino, il laboratorio e l'attico. Se erano chiuse, ora sono aperte. E un'altra valvola, che è quella della sala motori. Mamma mia, stiamo andando benissimo, ragazzi. Godi popolo alla riscossa. Voglio vedere. Ah, no!
Pezzente, pezzente, volevi? Wow, guarda che schifo, guarda che schifo. Non puoi passare in questa porta. Mi dispiace, mi dispiace. Vai Teddy, pensaci tu a calmarlo. Ok, l'ho distratto per adesso. Per adesso, ok. Altro vino rosso, questo me lo prendo. Oh cacchio, ok, siamo nel giardino. Altro sangue, non è un buon segno. Chi l'avrà provocato? Lui non credo, lui non può entrare nel giardino. Ok. Slender time. A chi appartenevano queste ossa? No, no, boys, no, boys. Questo posto è maledito. Ok, oh oh. Signore? Mr. Stark? Non mi sento molto bene. Perché c'è la musichetta del cellulare? No, no! Aiuto! 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 Ecco cosa servivano le ossa! Corri! Corri, scappa! Corri, scappa! No, 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 wait, 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 andiamo qui, andiamo qui. Ok. Sei ancora qui, sei un fetentone. Wow! Wow, 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 wow! No, 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 no! Ma che cos'è? Ma che bestia è? Sono i suoi figli! Sei un attimo distratto a parlare con il padrone. Io corro! Ok! Ok, ok, ok. Usa il dream. Potere di Dream, potere di Dream, potere di Dream, potere di Dream. Ok, ok, vediamo un po' se hanno fatto qualcosa. Vediamo un po'. Ok, sì, avevano liberato una porta. Perfetto, sì! Ho trovato l'altra leva. Benissimo. Leva del giardino. Ho anche un tridente, forse posso tenerli a bada con il tridente. Prendi questo. Prendi questo tridente. Bam! Non gli ho fatto niente, l'ho solo fatto arrabbiare. No! Cavolo, 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 cavolo. No, 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 no. No, 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 no. Ok, 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 va tutto bene Gabibus, va tutto bene Gabibus, va tutto bene. Se n'è andato, se n'è andato, perfetto, benissimo, benissimo, se n'è andato il padrone. Guarda, questa è la sua famiglia, no, vedete, dove ci sono i pagliacci, dove ci sono i pagliacci c'è sempre un casino. Questa è la sua sporca famiglia, aveva pure una bambina pazza. Ho aperto anche la valvola del laboratorio, credo di aver fatto tutto, questo era il laboratorio, dove facevi i suoi pazzi esperimenti. Ecco, lui trasformava le persone che uccideva e le assemblava per fare dei super villager. Più brutti di lui con il suo stesso sorriso, tale padre, tale fetus. Ok, ora posso andare di sopra, ora che è distratto di sotto. Ho liberato tutte le bestie. C'è pure un cane. No, briciola, briciola, ci penso io, pure briciola mi ha preso. Pure briciola. Devo controllare, in una di queste ceste c'è una porta. Me la adoro, let's go. Mamma mia, perfetto. In una di queste cose c'è la chiave, hanno detto. In una... Eccola qua, chiave trovata. Siamo fortunati, boys. Briciola! Sei libero, briciola, sei libero. Prendiamo le ossa. Adesso abbiamo un cane per amico. Vai! Perfetto, briciola, grandissimo, ci aiuterà. Ragazzi, scapperò come un re da questo posto. Temimi! Temetevi! Guardate con che armatura! Ok, perfetto. Bene, l'ultima leva l'abbiamo aperta. Quindi ora possiamo aprire la stanza bollimento. Ok, state buoni tutti. Mamma mia, è diventato lo zoo. Ragazzi, vi ho portato in salvo. Facciamogliela vedere! All'attacco! All'attacco, tutti all'attacco! Che cosa mi sono creato? La carica dei 301 animali. Ok, stiamo attenti che devo andare nella sala bollitura. Oh no, oh no, aiutami. Ok, no, no. Sta mangiando briciola. No, briciola. Briciola l'ha distratto. L'ha distratto per permetterci di scappare. Si è sacrificato per noi. Oh no. Che bella porta che dà alla strana foresta. Ok, l'ho trovata. L'ho trovata. Perfetto. No, 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 no. Ormai ti ho fregato. Ormai ti ho fregato. Ormai ti ho fregato. Ho aperto l'esplosione, ho aperto la porta. Ho aperto la porta, posso andare per di qua. Andiamo per le foglie, per le foglie. Posso scappare. Per un pelo, cavolo, era dietro di me. Fregatissimo, io me ne vado. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Oh, cavolo. Ok, ok, ok. Livello 3. Le fogne, ma troppi livelli. Ho cercato di farti una mappa per le fogne. Le valvole A e B ti apriranno il sistema. Oh, grazie. Grazie mille, tu sei qui. Va bene, credo di aver più o meno capito la mappa. L'uscita è lì. La valvola A e la valvola B sono a sinistra e a destra. Cerchiamo allora di andare avanti veloci.
Ok, non so per quanto posso stare sott'acqua, quindi sbrighiamoci. Qua possiamo prendere respiro. Perfetto. Oh, ci sono dei pesci palla. Non mi piace. Ok, vediamo un po' che cosa c'è qui. Siamo giusti? Siamo giusti qua? Non lo so, non voglio perdermi. Ok, ho trovato una leva. Questa è la leva numero A. Benissimo, l'ho trovata. Che fortuna, stiamo andando benissimo. Teddy, sai respirare? Teddy, let's go. Ok, che sedere. Totalmente a caso ho trovato la via per la valvola. La valvola B è aperta. Le fogne sono state aperte. Perfetto, abbiamo aperto il punto. Ok, fogne sbloccate. Parapapam. Benissimo, ok, era per di qua. Siamo fuori, benissimo. È bellissima sta mappa, è fatta troppo bene. It's too good. Mamma mia, questa è la diarrea dei suoi seguaci. Apriamo la porta. Mi pare che c'è un altro capitolo. Oh oh. Salve, sembra una vecchia mensa. Una mensa di una scuola. Dove andavano? No! Tutta la sua famiglia! Godo che questa casa è più vecchia di lui era Kitty. Capitolo 4, la casa. Ma per fortuna adesso io sono messo molto meglio di prima. Credo che lui stia girando il posto. Sta cercando sicuramente un modo per prendermi. Allora dobbiamo stare super, super velocissimi. Diario numero 3. Vediamo che dice il diario numero 3. Nella sala attrezzi c'è un ascensore che ti porterà all'attico, l'unico modo per uscire. Per attivarlo devi trovare la sala bottoni attraverso i corridoi. Ci sono alcuni convertitori chimici che ti renderanno invisibile al nemico se sai come usarli. Ok, ci sono alcuni modi per trollarlo allora, la mappa non mi serve più. Ora qua dobbiamo stare super rapidi. È il labirinto del minofauno! È il labirinto del minofauno! Dobbiamo correre tantissimo. Ok, ho trovato un bottone. Uno dei bottoni che mi ha reso anche invisibile. Ti rende invisibile, ok? Sono questi cosi chimici. Segui le tracce di sangue, Gabibbo. Segui le sa... Oh, no, mi ha visto! No, mi sono chiuso. Ah, caspita, per fortuna l'armor delle netherite. Non potete farmi niente. Ok, ho trovato un altro bottone. Ah, ma sono delle leve. Ascensore attivato. Perfetto. Ora devo solo trovare l'ascensore. Solo l'ascensore può salvarci. Ok. Qui l'ascensore. Corri. Oh, mamma mia, attento a non cadere. Sarebbe stato un bel capitombolo. Capitolo 5, l'attico. Quanto mi gaso quando parla nel nuovo. Io sono Victor. Io sono Bebal. Addio Victor, io sono Bebal. Quindi sono la stessa persona. È diventato cattivo, magari facendo esperimenti di necromanzia insieme ad Herobrine. Herobrine fin dal principio è sempre lui il male. Una volta era un bravo bambino, poi si è ribellato ed è Herobrine che gli ha consigliato nell'orecchio, gli ha detto pss, 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 e gli ha detto di killare i genitori. E il libro lo dice. Una grande verità che non vi ho ancora detto è che dove vado io mi segue anche Bebal. Io ritorno ad essere me stesso solo quando lui ha bisogno di riposare. Il tempo che ho per scrivere questi libri e nasconderli in giro. Quel mostro è sempre un passo avanti per conoscere il mio piano per liberarmi per sempre di lui. Penso che non posso andare avanti così. È più forte di me. Io sono Bebal. Oh no, Bebal l'ha preso. Guarda, la sua parte è come Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La parte buona e la parte malvagia. Tutto combacia. E c'è anche il Codex Magnus 9. Behemoth ed Herobrine hanno fatto un patto. Perché Herobrine l'ha amato come se stesso. Victor è la debolezza. Bebal è la vendetta. E il Behemoth è il monster. Bebal ha fatto un sacco di patti demoniaci e ha venduto la sua anima al Behemoth. Blablabla, l'antico Manufactus della vendemmia. Oh no, questo è il patto, questo è il Necronomicon. Ah, cos'è caduto qui? Un'allegra festicciosa.
Tipo sulle mani, discoteca, boons, boons, boons. Così è andata, ragazzi. Così è andata. Hanno fatto discoteca lui ed Herobrine. Oh no. Oh no. Guardalo, è lì. Victor? Victor Bebal? Bebal Victorious? Bebal Victorious? Victor? Victor? Sono io, sì. Ho un po' di COVID e non ho più la mascherina. Allora, io ti conosco. Tu devi fermarlo. E come faccio, Victor? Non ho questo potere. Ho solo il mio Teddy. Sta diventando sempre più forte ogni giorno che passa. Devi ascoltarmi molto bene prima che torni indietro. Va bene, posso fidarmi di te? Beh, dopo tutto mi ha dato 200 libri. Non per molto. Ascolta, ho fatto una pozione di veleno in segreto. È nascosta nella stanza alla tua destra, alla mia destra, ok? Hai detto veleno? Una pozione di veleno? Se la bevo, farà andare via Bebal da questo mondo. Ma farà andare via anche te! Altrimenti qualcosa di orribile comincerà. Oh oh. Sbrigati! Ok, ok, mi sbrigo. Non abbiamo tempo. Devo andare, devo andare. E mamma mia, ma è tutto un casino qua. È tutto un casino, signor babbino. Ok, devo andare per di qua. Vai prima tu. È tutto a posto, Teddy? Ok. Non era tutto a posto! È ancora lì! Vadretrus! Brutto fetus! Bebal! Che cosa hai fatto, Victor? Che cosa hai fatto con quel sorriso? Che cosa hai fatto? Parlami! Niente! L'ho mandato a dormire! Maledito! È troppo tardi! No, ragazzi, no, dai, il veleno, dov'è il veleno? Molto presto io comanderò questo posto e avrò una terribile armata che potrò comandare il mondo intero! Che cliché! E a proposito di quella... di quel veleno... portamelo! Ah, vuoi berlo? Te lo do volentieri! Va bene, te lo porto, te lo porto! Aprimi la porta che te lo porto! Non mi fai paura! sono impressionato. Così passionale. Così giovane. Va bene, dove l'ho già sentita? Sei esattamente ciò che stavo cercando. Tu vuoi solo il mio Teddy? Dov'è la pozione? Non so, non la trovo. Non lo so dov'è, eccola qui. Prendi la pozione con te, mi ha detto. Ok, la prendo. La prendo. Lo sai che non te la darò. Ma certo che non me la darai. E allora hai capito tutto? Questa volta sarà più interessante. Cosa vuoi fare? Oh oh oh, mi sta seguendo, mi sta seguendo, mi sta seguendo. Ma io ho la pozione in mano, io ho la pozione in mano. Devo combatterlo, devo combatterlo. Oh cavolo, oh cavolo, oh cavolo. Si sono accese tutte le TV. Poi facciamo un gioco. Perché stai facendo tutto questo? Perché? Per cambiare il mondo devi fare dei sacrifici. Cosa? What did it cost, Bebal? Everything! Voi persone siete crudeli ed egoiste. Cercate sempre di essere i superiori e la specie dominante. Avete tolto tutto. Ah, tipo gli umani hanno ucciso la famiglia di Victor, i vari Steve. E dal suo dolore io sono nato nella rabbia e nella vendetta. Non ucciderò più i villager, promesso, non gli toccherò più la casa. Ora distruggerò tutto ciò che ami. Oh 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 oh, gas! Sta mettendo del gas nella stanza. Teddy, proteggimi. Hai solo una possibilità per evitare il gas. Se sbagli morirai. Devi essere preparato prima di lasciare quella porta. È molto importante che metti la pozione nell'hopper. La pozione è l'unica cosa che può uccidere la bestia, Bebal. Ok, ok, devo seguire la lodestone allora e mettere la pozione dove la lodestone mi dice di andare. Abbiamo 2 minuti. Andiamo, ragazzi. Corri, corri. Dobbiamo essere rapidi. Lui è dietro di me. Lui è dietro di me e sta tentando di uccidermi. Ok, seguiamo la lodestone. Seguiamo la lodestone. Seguiamo la lodestone e lei ci porterà. Devo correre, devo correre. Devo sopravvivere. Brutto scritto. Brutto scritto, non posso ucciderlo. Un minuto abbiamo. Cavolo, mi sta chiudendo tutte le porte. Come faccio? Mi sa che devo andare per di qua. Ok, devo andare per di qua. Seguiamo le tracce di sangue. Ma le tracce di sangue, ma no. Comunque mi stanno portando nella direzione giusta. È quella, è sicuramente quella. Ok, perfetto, perfetto. Ok, devo seguire quelle, ma è ovvio. L'altare, c'è un altare, ma non è quello. Devo trovare l'opera, abbiamo pochi secondi. Però mi sta portando per di qua. Stiamo andando nel punto giusto. Brutto schittoso, ok.
Ho messo la pozione! Ce l'ho fatta! Bival! Bival Behemoth! Mangiati la pozione, lurido! Ok, ok. Lo sto uccidendo! Godi, popolo! Sta morendo. Non è morto però ancora. Gli ha fatto del male, ma non l'ha ucciso. Aperto la porta. Ok, vediamo se è morto. Vediamo se è morto. Che succede? Questo è lui da bambino, poverino. Guardate, la famiglia. Oh oh. Oh oh. È il capolinea? È il capolinea? Teddy? Credo che sia giunto al... Sta arrivando. È qui. È qui. È qui. A destra. Da dove arriverà? Da dove arriva? Vieni qua. Vieni qua, lurido. Ormai sei troppo debole. No! 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 Così no! Così no! Così no! Non si fa! Mi hanno circondato! Era una trappola! Era una trappola! Perché? Perché? Oh! 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 No! 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 Calmati! 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 Che succede? Gli sono chiuse le porte in faccia! E gli hanno strappato le mani! A deficiente! Oh oh oh, la bestia. È tornato uno dei golem. Credo che si sono vendicati. Forse ce l'hanno su con lui, golem. Perfetto, perfetto. Ehi, piccolino, tu mi aiuti? Guarda che si guarda una rosa. Oh, sei arrabbiato per quello che ti ha fatto Victor, vero? Mi dispiace. Mi dispiace tanto. Mamma mia, che storia triste. Era lui da bambino, è quello che gli ha fatto Victor. Victor Laszlo 88. Va bene, è tempo di andare. Abbiamo fatto tutto ciò che era in nostro potere, credo. Non so se sia morto, ma sicuramente è molto più debole. Tramite la pozione, tramite quello che gli ho fatto. Ora, quella è l'uscita. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo. Bival? Non di nuovo. Basta. Basta. Fammi uscire. Tipo Scooby-Doo sta attraversando le porte. Oh, guarda, senza mani. Ah, adesso non sorridi più. Mi dispiace. Victor, sei tornato in te? Sei tornato in te? Ah. Oh no, no, sta tornando ad essere lui. Sta tornando ad essere lui. Ed è tornato full vita. Oh, oh, posso uscire? Credo che è la fine anche per noi, ragazzi. Credo che è la fine. Sta sbattendo la testa. Sta sbattendo la testa sulla gabbia. Sta sbattendo la testa sulla gabbia. Sta diventando un pezzo di redstone. L'ha aperta con la sua stessa faccia. E là dietro cosa c'è? Herobrine? Ellie? Chi è Ellie? È la sua figlia? Che succede? Che succede, Victor? È la tua bambina? La bambina? Non lo so. Però, qualunque cosa sia stata, mi ha salvato. Teddy, è stato un piacere. È stato un piacere. Si è aperta la porta dietro di me. Bival Behemoth non ha più purificato il mondo. E ha visto la corruzione da tutte le altre parti, tranne che su se stesso. Quindi lui dava tutta la colpa a noi, Steve, ma anche lui era corrotto. C'è un detto che dice: no, nessuna morte, nessun oblio, nessuna pena possono sorpassare la disperazione di quello che ha perso l'identità. Cioè non c'è niente di peggio di perdere il senno come Bival. Niente di peggio. Sosa, questa mappa è assurda! Ciucchino! Gatto con gli stivali! Grazie per aver guardato questo video. Mi raccomando, ricordatevi di dormire stanotte. Non nulla era reale, tutta una finzione. So che fa paura, ma non preoccupatevi. Adesso comunque vado a far pipì. Ciao!